è una gioia, ma più che altro è vedere le nuove generazioni, perché per me io non esco da casa da tanti anni. Io vedere le nuove generazioni che si apprestano appunto a votare per la prima volta, cioè che la carta costituzionale gli sia effettivamente da, non lo so come dire, gli apra la mente fino, cioè devono riflettere su ogni articolo. Sarà stupendo quando loro capiranno effettivamente che noi abbiamo una carta costituzionale che nessun mondo si è applicata, nessun mondo ci avrà. L'emozione forte di un servitore dello Stato che l'orgoglio di cittadino italiano, difensore della Costituzione, lo vive sulla sua pelle, sulla sedia a rotelle in cui è costretto dal 20 aprile 1993, quando a Olmo di Creazzo, in una sparatoria durante una rapina ai danni della locale filiale della Banca Popolare di Vicenza, venne ferito dai colpi di Kalashnikov sparati dalla banda dei fratelli Rigato, gli stessi colpi che uccisero il collega delle volanti Loris Giazzoni. È cittadino onorario di Mestrino, Maurizio Cesarotto, a cui oltre alla targa è stata consegnata un'arca che rappresenta le quattro virtù cardinali durante la solenne cerimonia, la seconda giornata della cittadinanza, che ha visto giurare sulla Costituzione più bella del mondo i neo-diciottenni e i nuovi italiani. Una cerimonia densa di significati e carica di emozioni, alla presenza di numerose autorità, tra le quali il vice direttore generale della pubblica sicurezza Raffaele Grassi e il questore di Padova Marco Odorisio. Una cerimonia dall'alto valore simbolico che il sindaco di Mestrino sintetizza così. Un messaggio forte, un messaggio di Stato, contemplato anche dalla presenza autorevole e importante di varie autorità statali, civili e militari. Un Mestrino è stato veramente una piccola porzione oggi di Stato che ha fatto grande una nazione che è l'Italia.